Presidente, un'intensa giornata a Bolognola. Beh, una tripla inaugurazione a Bolognola, la seconda opera pubblica, il comune più piccolo del sisma è stato quello che è stato in grado in un arco di un anno a inaugurare due opere. È un bellissimo segno, grande capacità e efficienza, e sappiamo insomma la determinazione del sindaco di Bolognola nel fare le cose. E quello che vorremmo vedere un po' in tutta l'area del terremoto. Oggi sono 75 le opere inaugurate, ma rappresenta solo un 1% del valore economico messo a disposizione. Significa che c'è ancora un 99% che deve arrivare fino in fondo. 100 opere che stanno in corsa nei lavori, un po' di più già in fase avanzata di progettazione. Quando chiediamo la semplificazione delle opere perché vorremmo vedere tante giornate come questa. All'inaugurazione della struttura pubblica due privati che investono con grandissima qualità. L'invito ovviamente a venire a Bolognola a vedere quello che è stato fatto, perché è un percorso, un viaggio che restituisce tantissimo, tanta qualità, tanta passione, un'accoglienza straordinaria, le Marche rappresentate al meglio. Quindi nella riapertura dei locali un'opportunità certamente di lavoro per chi vive qui, ma anche una grandissima opportunità per chi decide di venire, e sicuramente non rimarrà deluso.